Buonasera. Il consigliere Antonio Zanoli denuncia i troppi permessi ZTL concessi e la conseguente aria inquinata. Sono ben 6.738 i sassolesi che hanno accesso alla cosiddetta zona traffico limitato. I numeri però non tornano, visto che i residenti del centro storico sono 1.110 e in tutto ci sono 191 attività commerciali. Nonostante la nostra area, ha commentato Zanoli, sia stata segnalata come fra le peggiori della nazione, appaiono ancora troppo blande le iniziative volte a migliorare la situazione o a sollecitare nella cittadinanza una coscienza effettiva sul tema. Il castello di Montegibbio è ora interamente proprietà del comune. Le parti che prima erano in possesso della provincia sono state donate alla città di Sassuolo. Insieme alla soprintendenza, ha spiegato il primo cittadino Claudio Pissoni, stiamo lavorando per aprire altre due sale dove posizionare i reperti degli scavi archeologici di Montegibbio. L'interesse che circola attorno al castello è alto e per questo è doveroso ringraziare il Circolo Boschetti che si impegna incessantemente per farlo vivere e promuove attività al suo interno. Inaugurata la mostra Dore e Mi allo Splash Museum, un incontro tra pittura e musica. Presenti all'evento gli artisti Ezio Caiti, Tea Campedelli, Mauro Filippini e l'ex chitarrista di Lucio Dalla, Marco Formentini. Nelle interviste i dettagli della festa inaugurale. Tina continua questo bellissimo progetto dello Splash Museum, un'idea nata per far capire ai bambini che non serve solo la storia e la matematica, ma anche una vera educazione alla bellezza. Sì, il progetto dello Splash nasce nel 2010 proprio per educazione alla bellezza, educare alla bellezza non soltanto attraverso la conoscenza dell'arte, ma anche proprio creando bellezza attraverso le opere d'arte e l'incontro con gli artisti. Oggi dico che dopo 9 anni la scuola è ricca di opere e ogni giorno si arricchisce di nuove cose, di nuovi eventi e i bambini diventano sempre più consapevoli che la loro scuola è una scuola speciale, anche perché qui facciamo proprio anche storia dell'arte attraverso il gioco. Con me ci sono 3 classi che lavorano, oltre alla mia classe, che fanno questo percorso di storia dell'arte attraverso il gioco. E penso che sia una grande soddisfazione vedere qui stasera tanti bambini ad una presentazione di una mostra, un vernissage. Loro sanno anche che cos'è un vernissage e non solo. Sono anche interessati molte volte all'allestimento delle mostre. È inaugurata stasera fa convivere 2 arti, la musica e la pittura. Sì, allora intanto diciamo che sono tre artisti di Carpi, uno scultore e 2 sono pittori. E i 2 pittori si sono cementati soprattutto su personaggi della musica pop, mentre l'altro, lo scultore, attraverso del materiale di recupero costruisce opere d'arte e sculture che fanno riferimento alla musica. Cosa succederà verso metà marzo sempre con questi artisti? Allora, con questi artisti verso metà marzo, esattamente il 13 marzo, ci sarà un laboratorio dove loro realizzeranno insieme ai bambini dello Splash un'opera d'arte dedicata alla musica, mentre un altro gruppo lavorerà con me sulla storia dell'arte e su artisti che si sono interessati alla musica come Kandinsky, Klee, insomma alcuni lavoreranno con me per la storia dell'arte, quindi di artisti che hanno amato anche la musica, altri bambini realizzeranno invece con questi artisti un'opera d'arte che resterà qui allo Splash Museum. La mostra resterà aperta fino al 28 marzo, chi vuole venire a visitarla, ci sono nei volantini anche 2 numeri di cellulare, uno è dell'Associazione Artistica in Arte, insomma, che si prende la responsabilità di smistare un po' i visitatori. Marco, lei è stato un po' l'ospite d'onore, se si vuole dire così, l'unico musicista in una mostra di pittura e musica insieme. Lei ha iniziato il suo discorso esortando i bambini a immaginare.
tanto di bimbi a immaginare, perché immaginando verrà probabilmente fuori il loro talento. Lui si immaginava da piccolo e poi da grande ha scritto una canzone che si intitolava Se io fossi un angelo, parlando di questo, sogno, di questa immaginazione che aveva. Perché crede che sia importante che in una scuola i bambini convivano anche con delle opere d'arte? Perché l'arte una volta in Italia era la cosa più importante, siamo ancora il paese che ha più patrimoni dell'UNESCO al mondo, però credo che negli ultimi 20-30 anni ci sia stata proprio una perdita totale dell'interesse dell'arte, nell'interesse dell'arte non quella più importante, quella famosa, quella dei musei, ma quella di tutti i giorni, delle persone, dei bambini soprattutto, ma anche dei grandi che dovrebbero rimanere bambini e che dovrebbero cercare di trovare il modo di autopsicanalizzarsi facendo qualche cosa di artistico, suonare, cantare, dipingere o quant'altro. Una mostra per tre artisti, cominciamo da lei. Allora, i suoi quadri sono coloratissimi, forse all'insegna della pop art. Prima nel suo discorso lei diceva che bisogna educare i bambini non solo alla bellezza ma anche all'amore e non all'odio. In effetti i tre musicisti che sono qui rappresentati, a parte il quadro di blues che è un po' il capostipite della musica che hanno poi prodotto sia i Rolling Stone che Jimi Hendrix. Jimi Hendrix è stato secondo me un grande appassionato di musica e nel suo mondo molto colorato parlava molto di amore, anche per una via di una vita un po' particolare. Ecco perché il colore, ecco perché la musica e l'amore hanno... Così secondo me sono una cosa sola con la bellezza. Tea, come si è avvicinata al progetto di iniziare a dipingere degli artisti e perché secondo lei è importante che anche i bambini vedano ogni giorno delle opere d'arte? Intanto io ho dipinto degli artisti che purtroppo non ci sono più, molto famosi, a me piacevano moltissimo, ho sempre amato anche Amy Winehouse, John Lennon, appartengono un po' alla mia generazione e avrei piacere che anche i bambini conoscessero questi grandi artisti. Io ho scoperto il mondo della musica tardi, però non è mai troppo tardi per chi è, diciamo così, è sensibile come tutti questi signori qua con cui sono alle arti in generale. Allora ho attinto a destra, a sinistra e ci sono impantanato dentro. Adesso vediamo come va a finire. Ed ora passiamo allo sport. La Canovi Coperture Sassuolo è stata ricevuta a Bologna da Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. Presenti anche lo staff tecnico e dirigenziale, i titolari della Canovi Coperture e il sindaco Claudio Pissoni. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento come sempre a domani. Buona serata! Show.